www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani, tra le mani, stringeranno come prima, più di prima. Al Circolo di Cultura Trabia e Emiliano Giudici a Mussomeli, Festa della Donna, nell'8 marzo del 2015, appunto approfittando della ricorrenza della Festa della Donna, la nuova deputazione guidata dalla presidentessa dottoressa Maria Eugenia Langela e dalla sua deputazione composta dal dottor Paolo Mincoia, vicepresidente, dall'insegnante Vincenzo Giovino, addetto alle pubbliche relazioni, il geometra Salvatore Lomanto, addetto alle attività culturali, il dottor Calogero Mistretta, coordinatore, il geometra Sebastiano Nigrelli, tesoriere, e il geometra Vincenzo Sorce, segretario. Ecco, questa è la nuova deputazione, e appunto la presidentessa Eugenia Langela ha voluto, diciamo così, festeggiare questo rinnovo di cariche sociali con, approfittando della Festa della Donna. E mentre vanno arrivando i soci e qualche altro invitato, ebbene forse parlare di questo, di questa prestigiosa struttura della Piazza Roma. Eh sì, il Palazzo del Principe ha appartenuto per 3 secoli alla famiglia Lanza, 1549-1812, fu edificato nei primi del 1600 su una costruzione già esistente che costituiva la vecchia masseria dei Campo dei signori di Mussomeli prima dei Lanza, 1465-1549, e prima dei Campo i Chiaramonti, Manfredi III di Chiaramonte, 1366-1465. Inizialmente fu chiamato Casa del Baglio per il vasto cortile nel quale Don Ottavio Lanza nel 1635 impiantò la Fontana del Nettuno, demolita nel 1938. Nel 1700, ad opera di Don Giuseppe Lanza, il palazzo venne ricostruito ex novo in forme più maestose e più consone al lignaggio dei proprietari. Porticato, cortili e sfarzosi saloni dotati di artistico mobilio e rinomati quadri, anche se provenienti da ville di proprietà di Manfredi, furono l'emblema della famiglia Lanza. Nel 1892 i galantuomini del paese ebbero in concessione gratuita e senza limiti di tempo dal principe
i piani terreni del Palazzo Trabia e nello stesso tempo ebbero inizio i lavori di adattamento al decoroso circolo intitolandolo Circolo Trabia Emiliani Giudici, circolo tuttora in vigore e che è una vera istituzione storica. E allora, Avvocato Tuzzeo, circolo, non chiamiamolo circolo, la istituzione Paolo Emiliani Giudici Trabia è una istituzione qui a Mussomeli, la sua storia. Vogliamo, ecco. La storia conosco da quando sono diventato socio nel 69, rientro dalla mia esperienza al nord per lavoro. Nel 69 mi sono fatto socio anche perché mi piaceva giocare a boccette, qui c'era il biliardo e non trovavo altri posti, mi sono fatto socio. Dopo, però frequentavo anche la biga, perché c'era la biga pure aperta e il circolo tra me, quindi frequentavo Il biliardo, scusa se ti interrompo, sarà una bella cosa se lo ricompriamo un biliardo, perché è stato veramente un proprio vendere, proprio il circolo tra B e privarsi del biliardo, è stata una cosa che, ti ricordi, noi siamo andati, io sono andato nel Poi, 72. finito il biliardo, la sera veniva a passare le serate a giocare a briscola in 5, a giocare a 500, c'erano dei vecchi soci simpaticissimi, mi trovavo bene con tutti, con i miei coetanei, anche con le persone più grandi di me, con il presidente che sono succeduto, l'avvocato Sorcia, che è stato tra l'altro il mio professore, il dottor Mennella, Toto Mennella, sono andato con Toto Mennella, c'è una bella mi ha figura. detto, Vincenzo, mica ti farò socio, Poi abbiamo avuto sono il presidente dei presidenti un po' sottotono, che non vorrei fare il nome, per motivi Ma di... adesso abbiamo la presidente donna, però, che abbiamo Poi quest'anno hanno deciso di nominare come presidente per la prima volta nella storia del circo una signora, che io tra l'altro... La conosco anche perché molto vicino a suo papà ai tempi del partito, della Democrazia Cristiana, e che ammiro e spero che farà bene per far sopravvivere il circolo, perché il circolo rischiava di chiudere per mancanza di soldi, perché noi, i giovani, non nessuno vuole frequentare più il circolo, hanno altre viste, altre ricerche, ma il circolo non vogliono sapere. Quindi Però cerchiamo di organizziamo. l'avvento appunto della Grazie Presidente. della sua intervista, signor. Intanto dico, è una istituzione che ha uno stabile, ecco, una sede. Ecco, la mancanza di questi soci, la nuova generazione, perché non si avvicina? Strana la cosa effettivamente, perché forse alcuni sarebbero interessati, però forse manca un po' l'afflato forse della, è un po', dovremmo essere un po' noi della vecchia generazione in un certo senso a cercare di accoglierli meglio questi ragazzi, perché forse sentono il bisogno di associarsi, perché la vita sociale è sempre stata bella per tutti. Ora speriamo, giustamente il circolo rischiava di chiudere, abbiamo avuto l'accortezza appunto di fare una presidente donna per rinsavire, diciamo, cercare di rinnovare, dare una linfa nuova al circolo, e speriamo di, almeno ci sono buoni propositi, buone prospettive, perché il circolo alcuni hanno già intenzione di farsi soci e di riprendere l'attività culturale che il circolo è. Speriamo bene. Festa della donna. Stiamo esagerando con questa festa, perché nessuno si ricorda Perché si sta esagerando? Perché? Viene sopravvalutata quella che è la funzione e la missione della donna nella società, dimenticando che la donna è tale in quanto esistono anche gli uomini. Vediamo il pensiero del poeta Franco Manca, qui al Trabia, festa della donna. Era giusto che si ricordasse la donna. L'ho fatto il Papa stamattina nella sua bella omelia, dicendo che la donna è il lievito della società, e io penso che sia vero, e che il Trabia ha fatto una cosa simpatica, molto bella, di ricordare questo.
Crabia ora ha una presidentessa. Ecco, cosa sta a significare, ecco, una presidente al circolo Trabia? Intanto io penso che sia una questione di tempo, è maturata anche questa possibilità che a guidare Trabia ci sia una donna, non ci trovo nulla di strano. Non solo, sono caduti molti tabù. Ancora ne devono cadere dei tabù, caro Renato, però è giusto che la donna abbia questa visibilità, e che Trabia riesca nel tempo, perché quando non mi illudo che questa sera sia tutto oro che luccica, perché domani sarà un altro giorno, la noia di questo paese è tradizionale, vorrei che si sfatasse anche questo e che ci fosse veramente una ripresa a livello culturale, a livello sociale, e che il Trabia fosse veramente quella fiammella che alimenta il sociale, che alimenta le cose e che resti nel tempo a testimoniare. E bisogna sottolineare che il presidente del circolo Trabia è una donna, ha una presidentessa, Eugenia L'Angela. E intanto vanno arrivando altri soci per la festa della donna. Terapia da quanto tempo? Dal 1964. Ecco, la storia del Trabia ormai è una istituzione qui a Mussomelio. Ovviamente, io diciamo che sono tra i più longevi presidenti del circolo Trabia. Ora stiamo cercando di riprendere i fasti che un po' si erano persi. Stiamo cercando con questa serata e diciamo che le premesse ci sono. Buon divertimento a tutti e auguri a tutti. Ecco, un altro della deputazione delle Trabia. Ecco, ci dica la sua su questa festa della donna. Festa della donna. Festa della donna è un pretesto che noi stiamo utilizzando per restare un po' assieme, allargare le nostre conoscenze, fare nuove amicizie, perché la donna non ha bisogno di essere festeggiata, perché deve essere festeggiata ogni giorno. Noi invece vogliamo, attraverso una collaborazione continua, portare un po' di vivacità all'interno di questo circo con tocco di eleganza femminile. Lo spirito di questa festa, questa sera, è proprio questo. Ci trovavamo nella. E allora, dottoressa Gengo Russo, festa della donna qui al Trabia di Mussomelio. Vedo che c'è tanta gente, tanti soci, mi dica la sua. Allora, io sono stata invitata dal presidente del Trabia, non sono socio, però vedo che c'è molto fermento ed è bello festeggiare la donna, anche se in certo qual senso dovremmo essere festeggiate ogni giorno per tutto quello che facciamo sia nella società che nella famiglia, in tutto. Penso che dobbiamo essere festeggiate sempre. E quindi stasera ho saputo
spettatrici, va bene? Che ne pensi? Quella del Trabia è una istituzione che certamente va incoraggiata. Sicuramente adesso, visto che il presidente è una donna, è giusto che magari entrino a far parte anche le donne, anche perché è una bella realtà e si possono fare tantissime cose nuove e belle, incontri culturali, anche attività ricreative, qualcosa che dia in certo qual senso fermento alla vita sociale di Mussomeli. Va bene? Basta così. Ci siamo messi qua per modo che la voce si sente sia a destra che a sinistra. Come ogni anno mi corre l'obbligo di presentare la nuova deputazione e quest'anno possiamo dire che è un anno storico, perché per la prima volta abbiamo la presidente donna e non è cosa da poco. Per cui io, sia perché è una carissima collega, sia perché è la prima presidente donna, mi sono sentito in obbligo di fare la presentazione. E allora, 8 marzo 2015, è ora che la presidente si è messa a fare dimostrare una bravura senza pari, perché questo intransigenza organizza sta festa, convegno e tanta intelligenza, meritandosi senza dubbio sta benemerenza. Un applauso a Maria. E così ci si ritrova ancora una volta tutti in zemola, con tanto di scorta. Un applauso alla scorta, gli amici che sono stati di scorta. Per festeggiare in allegria tutti le donne di Lucirco Giambia. Un applauso alle donne. Tutta la deputazione si mise in gioco, che su un gongio non è cosa da poco, perciò tocca a tutti di battere le mani a tutti quanti, nobili donne, ma ormai anziani. Alla deputazione, alla deputazione. E se a qualcuno la parola anziana ci passa pesante, vi dico che lui richiede la prima e sta occasione intrigante, e perciò domanda a tutti venia e auguro 9 anni di presidenza a Eugenia. Da poco cristiano, ma ci finisce come un presidente napoletano. Auguri, auguri per un proficuo lavoro, Salvini e Nino Sorcio. Due parole alla Presidente, grazie a tutti di essere qui, grazie a Sandina che si esprime sempre in maniera così carina e cauta, spero ci possiamo divertire e riconoscerci, perché devo dire che ritrovarsi insieme, io sono qui da fino a gennaio, ma molti visi non li vedevo da un mare di tempo. Penso sia così per tutti, reincontriamoci perché secondo me ci stiamo cercando. Scusate, se c'è qualcuno che vuole... La festa come si articola? Ma cos'è? È un'improvvisazione. La festa si articola che ognuno si ha qualche performance, la può leggere. Non abbiamo ancora visto Cumbo. Comunque abbiamo delle poesie, abbiamo dei sonetti. Ci sono anche cose da mangiare. Certo, ora la grande buffata, logico. Nel frattempo possiamo aprire le danze. Faremo pure la coppia danza. Buon divertimento. Thank you.
Presidente del circolo Paolo Emiliani Giudici Trabia, dico bene? Sì. Come nasce questa presidenza al femminile? Ma non è che nasce da una mia iniziativa, ma da una buona volontà mia e da tutti gli altri soci che hanno pensato a me, sperando forse di poter veramente fare qualcosa di nuovo. Oggi cultura non è più essere gli stregoni della fantacultura, oggi la cultura è mettersi in mezzo alla strada, che non lo senta nessuno, come dice Papa Francesco, uscire fuori. E questa prima festa, che tanto è la festa delle donne, io non l'avevo mai festeggiata nella mia vita, vuole dire alle donne usciamo fuori dai nostri gusci forse ed usciamo fuori anche dal circo. Infatti stasera abbiamo invitato gli amici. Intanto vogliamo dire da chi è rappresentata la deputazione sotto la sua guida? Sotto niente, tutti insieme, Vincenzo Giovino, Salvatore Manto, Vincenzo Sorce, Sebastiano Migrelli, Paolo Mingoia, vicepresidente, fammi contare, ne manca qualcuno, dovremmo essere sette. Vedere quando ci siamo. C'è Calogero Mistretta poi. Quindi sono sei grandi uomini e forse è stato questo che mi ha dato il coraggio di dire va bene, proviamo insieme. Cioè mi sento proprio protetta da un'armata di grandi uomini, tutti allegri, tutti con tanta buona volontà, che mi appoggiano e devo dire condividiamo allegramente insieme tante cose. Come programmazione del circolo, ecco, cosa abbiamo? Cosa bolle in pentola? Il circolo, quando mi hanno detto questa cosa, ho portato la notizia a casa, io ho due figli. Uno mi ha detto che cos'è, l'altro mi ha detto cosa fa. Cioè loro sono i giovani e si chiedono questa antica realtà che, dobbiamo dire, a Mussolini comincia a spegnersi, cosa può significare oggi? Io penso che dobbiamo reinterpretare questa parolina che si dice circolo. Dobbiamo trovarci, ritrovarci, perché io sono convinta che ci stiamo cercando tutti, a prescindere dai soci del circolo, e dobbiamo reinterpretarci. Una nuova funzione, quando parliamo di cultura, dobbiamo veramente vedere cosa può essere. Oggi abbiamo bisogno di aprire gli occhi su realtà che non riusciamo a vedere, negative da superare, belle che abbiamo sotto mano, secondo me, da risvegliare. Cioè noi dobbiamo essere un po' la speranza delle nuove generazioni. Sono entrati qui dei ragazzi e hanno visto le sale e sono rimasti a bocca aperta. Cioè questi ragazzi sanno che c'è una meravigliosa storia a Mussomelli da vivere. Non è il castello, le solite cose che ci sono, che sono bellissime. Dobbiamo trovare lo spirito delle cose, ritrovarle, appoggiarci a queste e sperare di poter fare qualcosa di buono, di bello, di giusto per il nostro paese. Per esempio, avere il coraggio delle proprie azioni e delle proprie verità. Perché oggi sappiamo che siamo ormai tutti un po' abituati a far politica e a parlare con lo dico, non lo dico, mi comprometto, non mi comprometto, e invece tranquilli, schietti, a dire le nostre cose, non ci riusciamo subito, ci guardiamo prima intorno. Questa genuinità dobbiamo ritrovarci. Io sono convinta che siamo un popolo meraviglioso, ma che ci siamo un po' nascosti o addormentati. Intanto oggi, festa della donna, 8 marzo, a Mussomeli, al Trabia, questa sera cosa farete? No,
ci dobbiamo rincontrare, io non è che ho incontrato tutti i soci da quando sono stata presidente, ci siamo visti con la deputazione, abbiamo visto un po' com'erano le varie cose o i problemi, perché ce ne sono problemi a sopravvivere oggi. E oggi voglio rincontrarli tutti, io non li vedo, alcuni forse da quando ero ragazzina venivo qua da non socia, figlia di socio, per scoprire che abbiamo ancora tante cose in comune, abbiamo tanti sogni nel cassetto che poggiano le loro radici nei nostri ricordi. I sogni nascono dai veri ricordi, da queste cose bellissime che tutti ricordiamo in questo palazzo. Io sono molto speranzosa, come sempre, spero di morire piena di speranza e di non crociarmi.
E intanto al circolo tra via Emiliani Giudici, festa della donna, è il momento anche delle danze. Thank you.
www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.